a tutti da Cibo e Fantasia. Oggi vi vorremmo proporre e farvi vedere come si puliscono innanzitutto le alici e in seguito come le andremo a preparare. Il nostro obiettivo è quello di ottenere le cosiddette di fare le alici sott'olio. E adesso siamo pronti per andare a pulire le nostre alici. Come vedete qui, alcune sono fatte e adesso continuiamo con il resto. Andiamo principalmente a togliere la testa e andiamo ad aprire e togliergli la colonna, diciamo, la colonna vertebrale, meglio le spine, e le mettiamo qui. Puliamo bene, togliamo le budella, le andiamo a passare nell'acqua e le appoggiamo sul recipiente all'interno di un contenitore. La stessa cosa faremo per le altre. Andremo a togliere la testa, con la testa, come vedete qui, le andiamo ad aprire, prendere la colonna vertebrale dell'alice e scorrerla per tutto il pesce. Le andiamo a pulire per bene e togliamo le budella. Tutto il resto le andremo a sciacquare nell'acqua e riporle all'interno del contenitore. Questo lo faremo per tutti i restanti. Vi ricordo di utilizzare, se volete, guanti, e per pulirle in maniera appunto di avere questo risultato vi consiglio di non utilizzare il coltello, perché se andrete ad utilizzare il coltello andrete a rovinare il pesce, l'alice in questo caso. Questo è il risultato che dovete avere. E adesso le andremo a mettere all'interno di un altro contenitore in cui andremo ad mettere un po' di aceto per togliere questo colore rosso che vedete qui. In poche parole, mettendo l'aceto, le andremo ad pulire, o meglio, andremo ad meglio, a sciacquare meglio il pesce, togliendo il colore rosso del sangue del pesce. E adesso, come vedete qui, stiamo mettendo un po' di aceto. Ne metteremo fino ad coprire la parte superiore del pesce. O meglio, andremo ad metterne finché il pesce non sarà coperto di aceto. E adesso lo faremo riposare per circa un'ora, in questo modo. Come vedete qui, dopo aver lasciato riposare un'ora, adesso con un cola recipienti andremo ad far colare le nostre alici. Come vedete qui, come stavo dicendo, abbiamo messo le nostre alici e adesso lasciamo che l'aceto appunto in eccesso esca qui fuori, all'interno dell'altro recipiente, scusate. Aspettiamo qualche minuto, o addirittura un quarto d'ora più o meno. Come vedete qui, dopo averle fatte riposare per circa un quarto d'ora, adesso siamo pronti per andare a toglierle un po' di, o meglio, andremo a toglierle le code delle rispettive alici e
e come vedete qui all'interno di un recipiente, all'interno di un piatto, andremo a mettere le nostre alici, mettendoci sopra un po' di olio extravergine d'oliva, un po' di aglio, prezzemolo e cipolla. Questi sono i procedimenti che andremo a fare. Come vedete qui, alcune già le abbiamo fatte, le abbiamo disposte all'interno di un recipiente, continuando a toglierle per prima cosa le code e appoggiarle all'interno del recipiente. Questo è il nostro risultato finale. Le nostre alici sott'olio con prezzemolo, cipolla e aglio. Un semplice piatto. Facile da preparare e da cucinare, in poche parole, e da realizzare. Se vi è piaciuto il nostro video, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale di Cibo e Fantasia, lasciate qualche commento, o meglio, scriveteci quale ricetta andarvi a farvi vedere, seguiteci sui social e da Cibo e Fantasia è tutto. Alla prossima!